Bella a tutti ragazzi, qui è Bazu che vi parla e oggi siamo su un nuovo video in Minecraft Vanilla. Allora, ora vi spiego due cosine. Perché siamo nel Nether, abbiamo davanti uno spawner di blaze e non funziona? Non chiedetelo a me, precisamente, non va questo spawner. Ora, unico problema, sì, sono arrivato nel Nether perché dovevo prendere dei materiali. Lo so, non ho fatto un episodio apposito. Però il problema è che io mi sono perso. Non so se ci capiamo, il Nether non è piccolino. Soprattutto quando hai una fortezza che... Come mai appena sono passato si è illuminato tutto 100 volte più del normale? Io sono arrivato da una parte così, cioè simile. Il problema è che questa fortezza... Ok, so che qua devo scendere giù, perché qua è dove ho preso, non sapete che mancanza mi è venuta sotto lo stomaco. A me, come a voi, vi verrà da chiedervi precisamente dove diamine siamo. Non so, non chiedetelo a me, perché ragazzi, ho scoperto che nel mio mondo c'è una fortezza enorme, ma enorme nel vero senso della parola. Perché cosa sto facendo? Facciamo così. Perché giustamente quando voi vi rendete conto che il vostro ponte è questo, cosa? Stavo letteralmente per morire. Ma male. Male, male, male. Bene. Ora, qual è l'unico problema? Torne a ca. Ogni tanto ho lasciato delle torce. Ma ogni tanto. Cioè, nel senso, qua le torce per tornare a casa sono già finite. Mi è venuto in mente solamente dopo che purtroppo sono nel Nether. E orientarmi non è così semplice come normalmente. Però la cosa bella del mio Nether è che all'entrata c'è tipo il ponte già perfetto. Non è questo qua, perché questo qua è un normalissimo ponte che ho semplicemente fatto io. Però all'entrata del coso, ho preso danno ma senza prendere danno. All'entrata del mio Nether c'è esattamente un ponte. Ma che non ho fatto io. Sono arrivato, c'era tipo un ponte di Soulsand, se non sbaglio. Sì, forse Soulsand o Nether. I quesiti. Comunque, appunto, c'era questo ponte, ma che io non avevo minimamente neanche notato. Quando mi stavo per mettere a fare un ponte dico, no, aspetta, c'è già. E non lo devo fare. Ed è per questo che ve lo volevo far vedere. Ma io da dove sono arrivato? Da là probabilmente. Ho fatto lo stupido e ho fatto del parkour. Perché voi ragazzi, se andate a vedere il video dell'Ice Chubby Bunny, scoprirete che sono bravissimo col parkour. Certo, come se io fossi il miglior parkourista del mondo. Sì, fidati che il termine parkourista esiste. Quello, ve lo giuro, cioè testimone mio fratello, questo ponte non l'ho fatto io. Non avevo ancora preso della netherrack. Che anche questo qua io non ho fatto niente. Cioè, stranissimo sto Nether. No, ma voi capite cosa è successo? Voi no. Io avevo già creato in un episodio
molto precedente che non è neanche mai uscito su YouTube. Un portale del Nether. Questo portale del Nether, ovviamente, è stato poi cancellato durante il bug. Però se voi, come voi penso e spero che sappiate, se create un portale del Nether, ci entrate e fuori, cioè dall'overworld, viene tolto il portale, viene eliminato per una qualsiasi ragione, il portale viene distrutto, voi nel Nether rimarrà attivo il portale e quando uscirete ne farete un altro, il più vicino possibile. Questo è l'unico problema di avere dei portali del Nether, di avere fatto più portali del Nether, perché se per sbaglio uno te se ne è rotto e o magari proprio l'hai completamente perso, non puoi più, puoi soltanto accederci dal Nether e te ne creerà un altro che troverai in giro per il mondo. Il problema è che può essere sparso ovunque, perché se voi non lo sapete, un quadrato nel Nether equivale a 8 nel mondo normale. Quindi se voi fate 4 blocchi nel Netherworld, sono esattamente 4 per 8. Non lo sapete cosa fa 4 per 8? 32. Vuol dire che siete a 32 blocchi di distanza dall'overworld normale. E quindi è una cosa diversissima. Se voi costruite un portale qua, uno. Costruite il mio portale, ad esempio, era sotto qua, tipo. Aspettate, la batteria della videocamera è quasi scarica. Fantastico. Era tipo qua sotto, nella mia vecchissima casa, vedete? Si scendeva di qua. Ora non è più presente, credo. In teoria non dovrebbe più esserlo. Qua ci sono stati anche dei vari bug luminosi in cui sono poi succedute varie cose. Questo è un terreno completamente buggato, vedete? La luminosità non ci può arrivare e cioè ci arriva, però il problema è che qua comunque si è creata un'altra montagna, quindi almeno che non si arriva a un punto che non credo esista, in cui il mio portale è ancora lì, fermo, non è successo esattamente niente. È impossibile. Cioè, fisicamente impossibile che questa cosa avvenga. Dove sono finito? Ah, ecco, non riuscivo più a capire dove ero minimamente finito. Comunque, qua, a parte questo coso qua che ho. Forse qua dall'alto potete vedere quella baita là che ho creato con creando un albero. Ah, cos'è? Lo vedete anche voi, spero. Per un secondo c'era tipo un ponte tra gli alberi. Ho rischiato. Comunque vi faccio vedere quella baita lì, che è una baita abbastanza strana. Non credo sia mai venuta in mente a nessuno youtuber che almeno io abbia mai visto. Sono riuscito a creare uno spruce così grande, è proprio spawnato così, perché sapete che se prendete 4 sapling, adesso non ho dei sapling, ho delle lilypad, e fate 1, 2, 3, 4, poi andate con il bone meal, vi cresce il mega albero. Se continuate a farlo a fianco, vi spawnerà questo albero a dir poco enorme, e all'interno di questa casa tutto è fatto completamente in spruce. A parte ovviamente le torce, che non esistono le torce in spruce, ma qualsiasi altra cosa voi vedete è stato fatto con legno di spruce. Quindi il letto, ovviamente la lana è fatta con la lana normale, però il legno che ho utilizzato è legno di spruce. La cesta è legno di spruce, anche questo tavolo da crafting e tutto questo. È tutto perfettamente in legno di spruce, che è uno dei miei alberi preferiti. A parte quello, non credo di aver fatto tanti aggiornamenti. L'unica cosa che mi piacerebbe fare, ma che proverò a fare privatamente,
cioè intendevo off camera, è quella di riuscire a trovare tutti e due i portali, perché io non mi aspettavo di ritrovare il vecchio portale perché non mi ricordavo minimamente dove fosse, però quando stavo per entrarci mi è venuto un déjà vu e ho detto: questo non è l'uscita di quel portale, perché l'uscita di quel portale è molto più distante. A meno che, non essendo a tipo meno di 64 blocchi, non sia considerato un portale unico. Quindi magari io non me ne sono reso conto ed è un portale unico. Quindi coincide, il primo portale sarebbe sempre questo, perché alla fine non cambierebbe niente. Se voi vedete della legna attorno al portale è perché volevo farlo di quella dimensione, ma poi tutte le cose sono cambiate. Vediamo dove mi porta. No, vedete che mi porta nello stesso luogo, identico, preciso, perché il portale è a meno di... Non vorrei sparare una cavolata, ma se il portale è a meno di 100 blocchi viene considerato un portale unico. Se invece il portale ha più di 100 blocchi, infatti vedete che mi riteletrasporta sempre qua, perché questo è considerato il primo portale. Questo sarebbe un po' il riassunto di questo episodio di 11 minuti. L'ho trascorso la maggior parte nel Nether sono riuscito a guadagnare 3 selle, che anzi, ora arriviamo a casa e nel mentre vi dico un'altra cosa. Se vedete tutte queste torce sparse in giro è perché il mob spawner, che generalmente sarebbe un mob spawner molto efficiente, perché comunque è un mob spawner a due piani, fa anche da XP farm, se non lo sapete, perché è alto 23 blocchi, quindi alcuni mob muoiono da soli cadendo, non so perché. Altri no, non perché abbiano più o meno vita, perché alcune volte cade uno scheletro e muore, altre non cade uno scheletro, anzi, magari cade un altro scheletro e muore. Tu vedi magari due o tre scheletri cadere e morire, dici, e allora non è un XP farm, ma è soltanto una farm, un mob spawner. Poi invece quando magari alcuni non cadono e quindi automaticamente tu prendi e ti danno più roba, ti danno anche la... come si dice? L'XP, ti danno i livelli, questi qua. Un'altra cosa che devo fare è completare la ferrovia, quella che porta al villaggio dei villager. E ho raccolto anche tantissimo ferro perché mi servono troppi binari. Me ne aspettavo sinceramente che me ne servissero di meno, ma purtroppo non è possibile farne di meno di binari. E quindi ho dovuto realizzare quella farm che credo che vi ho già fatto vedere nello scorso video, spero. Comunque per questo episodio è tutto, cercherò di farmare anche i blaze. Devo capire perché lo spawner non funzioni. Farmerò Blaze in modo da poter farmare anche degli Enderman. Non so come fare un mob spawner di Enderman. Girerò di notte finché non ne spawno uno e lo massacro. E a parte questo, vi saluto e alla prossima. Ciao!